Francesco Pannofino e Filippo Timi sono le due new entry dell'era Glaciale 4, nonché un veterano del doppiaggio e una new entry. Intanto è un onore stare vicino a un grande attore come Filippo Timi, un grande artista, lo dico seriamente, lo penso e lui lo sa. Quindi, già non è la prima volta che ci capita di lavorare insieme ed è sempre un piacere. Credo che poi, sai, doppiare un cartone animato ti permette di andare un po' sopra le righe, ma quel sopra le righe che fa piacere, no? Perché poi l'era Glaciale ha una grafica e un racconto, una sceneggiatura così talmente felici che è un piacere poterlo fare. Io naturalmente sono avvantaggiato perché sono, da parte mia, il mestiere, la tecnica, che però so che Filippo si è difeso molto bene e adesso non ne può fare a meno e farà il doppiatore tutta la vita. Esattamente. Com'è andata Filippo? No, allora, ascoltandolo è straordinario. Canta una canzone, ti fa venire i brividi. Fa questo personaggio che è uno scimmione, no? Però lo fa talmente bene che è sexy, ragazzi. Cioè, è una cosa... Lo sai, non avete idea. Mi hanno fatto il provino, mi hanno fatto spogliare e mi hanno preso. Oh, sì, veramente, serviva uno scimmione e allora hanno preso me. No, hai capito, quindi va bene. Quindi il confronto è stato arduo, però abbiamo lavorato. Sì, è la primissima volta ed è un... È stato difficile inizialmente perché devi imparare, perché è vero che è qualcos'altro, esatto, è proprio, ha un lessico proprio, capito? Però poi quando capisci quelle due o tre cose, poi è vero che un cartone è più divertente perché è più immediato, capito? E quindi è bello, è stato molto, molto, molto bello. Raccontateci un po' chi sono i vostri personaggi. Beh, il mio è l'antagonista, diciamo il cattivo tra virgolette della storia, che tiene in ostaggio i nostri eroi, diciamo, i personaggi fissi dell'era Glaciale e aiuta al pathos del film, perché per tutto il film c'è il pericolo che questi, soprattutto il mammut doppiato da Filippo, faccia una brutta fine. Io mi diverto perché il mio personaggio è brutto, antipatico e stronzo, però lui pensa di essere bello, simpatico e gentile. E beh, questo già per un attore avere queste caratteristiche e riuscire a, insomma, quando c'è un personaggio con questi presupposti, cioè, la strada è naturalmente spianata. Il doppiaggio naturalmente è una tecnica, una componente tecnica importante, però si impara, insomma, voglio dire. Poi se c'è il talento e la voglia di fare, il divertimento, la strada è spianata. Invece il personaggio di Filippo era già presente anche nei precedenti episodi, Tu subentri alle Ugullotta. Raccontaci un po' quindi anche il tuo approccio. No, allora, per fortuna siamo due voci diversissime, quindi era impossibile un paragone, perché Gullotta è bravissimo, ma proprio ha un tono, ha un'età anche che davvero proprio si esprime, ha una saggezza anche, hai capito? Io sono proprio qualcos'altro, quindi ho portato qualcos'altro. Poi ho due corde vocali preistoriche, quindi andavano bene, perché sono proprio uncinate. Sono enormi. Esattamente. Enormi. Dovrebbero essere due fini di cotone, invece sono due fettucce. Esatto. E quindi per il mammut andava bene. È un personaggio burbero che prova a fare il cattivo perché ha una figlia, poi adesso adolescente, quindi no, però appunto in realtà è buono. E poi c'è questa avventura, io che ero un assiduo frequentatore dell'era glaciale, no? Questo film è il più avventuroso, perché c'è questa deriva dei continenti, tutti scappano, c'è la famiglia che si spacca, c'è questo incontro con un cattivo, che però è un cattivo di un affascinante enorme, perché canta, balla, è un leader, è molto divertente e quindi avventurosissimo, quindi è proprio bello. Francesco, rispetto al doppiaggio dei film, il doppiaggio del film d'animazione è più divertente, ti lascia più libero di dare qualcosa di te stesso? Ah, indubbiamente, poi sai, voglio dire, ti devi anche incollare alle facce. Loro, gli americani, sanno fare questa animazione assolutamente vera,
quindi ci sono questi che parlano, cioè le bocche enormi che bisogna riempire vocalmente. Diciamo, tecnicamente il cartone animato è più faticoso dal punto di vista, però è più divertente. Il doppiaggio normale, naturalmente, noi italiani riusciamo a farlo molto bene. Non lo dico per fare il tifo per l'Italia, lo dico perché ho visto gli stessi film doppiati dai spagnoli, dai tedeschi e dai francesi, dove loro non rinunciano alla propria nazionalità in qualche modo, cioè, e comunque lo spagnolo rimane spagnolo e quindi si scolla dalla faccia. Invece il doppiaggio è un ulteriore trucco cinematografico, un mestiere di servizio, è una traduzione e deve servire a, cioè lo spettatore non si deve accorgere che il film è doppiato, sennò il trucco non è riuscito, e noi lo facciamo meglio degli altri, posso dirlo, ma non solo io lo dico, lo dicono tutti. Allora, volete invitare ad andare a vedere L'Era Glaciale 4 con le voci dei rispettivi personaggi? Ehi pupa, tu non, forse non ti rendi conto di cosa sono capace io. Vabbè, io non sono capace, ma chi non ci viene è proprio un idiota. Così, in democrazia. Ma non esiste la democrazia sulle cose belle. Una cosa bella è bella. No, è divertentissimo, davvero.